il rilancio degli Stati Uniti non può che avvenire per la domanda interna attraverso la spesa pubblica nel breve periodo. Il rilancio del modello italiano non può avvenire nel breve periodo che attraverso la messa a disposizione in domanda, cioè facendo, trasformando il risparmio in domanda. Naturalmente qui parliamo sempre di fatti come se il mondo fosse fatto di America in America, Italia in Italia. Non è così. Nelle aperture internazionali e globalizzazioni è un'assunzione minimalista e direi anche fuorviante. Ma se lo vogliamo esaminare in questi termini, mi sembra che si deve fare questa considerazione. In Italia, quindi, il debito pubblico, essendo, diciamo, ai livelli di allarme per la credibilità della nostra solvibilità come Stato, non potrà che accadere, si deve ammettere, che al di là della domanda internazionale, la domanda interna deve crescere per fatti connessi alla trasformazione di risparmio in domanda. Ho forti dubbi che questo processo possa diventare concreto. Perché i fattori che determinano il risparmio italiano sono fattori che difficilmente si smobiliteranno e si trasformeranno in domanda. I fattori che determinano il risparmio italiano, a mio parere, sono in primis il fatto che esiste la famiglia in Italia, cosa che non esiste in America, o quasi più. Il secondo, siamo un paese di ex contadini ancora, e per quanto ancora, diciamo, poco, però questa cultura non si è totalmente persa. Il terzo aspetto è che esso è molto frammentato e dà difficoltà a veicolarsi attraverso sostegni allo sviluppo di aziende, strumenti di produttività, strumenti di produzione. Abbiamo una borsa poco credibile per le avventure che ha subito, i corporate bond sono a mio parere poco interessanti per il piccolo risparmio, sono interessanti forse per qualche grande banca che deve collocare qualcosa. Per cui non vedo come la domanda italiana possa essere attivata attraverso questo che chiamiamo un grande elemento di solidità, ed è vero, italiano, che è il risparmio. Allora, come imprenditori noi dobbiamo però domandarci cosa e come possiamo sperare che il futuro delle nostre imprese trovi un percorso di rilancio. Quando parlo di rilancio faccio riferimento a due aspetti. Il primo è il rilancio contingente, cioè trovi di nuovo domanda, trovi di nuovo ordinativi. Il secondo, il rilancio, rispetto alla malattia storica che noi avevamo anche prima di entrare nella crisi mondiale, cioè la crisi di competitività. Il rilancio della domanda credo che non lo può fare il governo italiano, è troppo indebitato. Credo che il risparmio non sia convogliabile, trasformabile nel breve periodo in strumento di rilancio degli ordinativi, per cui dipendiamo dal mercato internazionale. Se il mercato internazionale li prenderà, anche l'Italia li prenderà nei suoi ordinativi. È difficile immaginare palliativi o strumenti compensativi sufficientemente significativi operati dal governo o da una diversa attitudine e propensione a risparmio a livello nazionale. Veniamo al secondo aspetto, quello della competitività. Questa è una malattia di lungo periodo che ci portiamo dietro. E se non la risolviamo, anche la riattivazione della domanda internazionale rischia di essere poco efficace per il nostro sistema. Naturalmente, veniamo poi a parlare di cosa possono fare le banche in questo. Innanzitutto le banche sono ormai grandi azionisti di industria, c'è poco da fare, quindi
pur dietro strane, diciamo, anche se non lo vogliono dire, fratelli come loro, e così molte altre grandi aziende italiane. Quindi dovranno fare una strategia che appare finanziaria, però alla fine devono tener conto che oggi, di fatto, grandi blocchi del nostro sistema industriale sono sostanzialmente dipendenti dal loro paese, pensiamo anche all'Italia. Allora, come risolviamo il problema della competitività? Il problema della competitività è sì un problema di ordine pubblico, governativo. Non è un problema, credo, meramente industriale né sindacale. L'incremento della produttività sta al centro della competitività e in un paese a moneta forte come è l'Italia ormai, questo tema è assolutamente essenziale. Perché potremmo anche partecipare alla ripresa internazionale, ma all'interno di un percorso declinante che abbiamo già iniziato da parecchio tempo. Occorre un diverso corredo infrastrutturale, e non parlo solo delle infrastrutture fisiche che certamente servono, parlo di una diversa università, di un diverso sistema di formazione. Parlo di una diversa politica di ricerca che ritocca l'università e tutto quello che il corredo c'è intorno. Non può più essere un sistema per spendere soldi per mantenere strutture universitarie. Deve essere un sistema efficiente per creare capacità di ricerca, capacità di eccellenza. È una riforma necessaria se vogliamo competere a livello internazionale. È impossibile che un sistema di microimprese italiane, con qualche grande impresa malata in testa, riesca a competere nel mondo se il sistema della formazione e della ricerca paese non funziona. Le microimprese sono troppo piccole per fare ricerca, per fare innovazione. Da tempo è noto che possono fare solo invenzione, che non è innovazione.